Nello scorso weekend ad Alessandria, organizzata dagli Arcieri Città della Paglia, si è svolta la gara interregionale indoor a 18 metri, che ha visto la partecipazione di circa 150 arcieri. Molto buona la prova degli atleti della nostra provincia, con l'argento nella categoria olimpico senior maschile per Luca Picchio ed ottimo bronzo per Luca Lavezzaro, che a rientro alle gare dopo un lungo stop ha anche portato a loro la sua squadra con Alizieri e Lamborizio. Seconda piazza per gli atleti di casa nell'Olimpico Master Maschile a squadre con Piero Scotti, Roberto Milan e Carlo Ceradini. Bene anche le donne, con l'oro a Rosetta Paviato nell'Olimpico Master Femminile, seguita da Katia Bazzan e da Patrizia Sanzo, in rappresentanza degli Arcieri Città della Paglia. In evidenza i giovani tiratori alessandrini con Edoardo Facchino primo nell'Olimpico Giovanissimi, Emma Bergamasco nella versione femminile. Nel compound juniores ha trionfato Alberto Falomo Bernarduzzi, tesserato degli arcieri Marengo di Pozzolo. Doppio oro nell'arco nudo per Giulia Borasio ed Emanuele Repetto. Negli assoluti, primo posto per Silvia Ferrini tra le seniores, mentre Daniele Bazzarello ha conquistato la prima piazza nel compound master. Infine, oro anche nella competizione a squadre nell'arco nudo seniores per il Marengo, con il terzetto formato da Nardo, Ferrari e Zullian. Il meteo, in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenza e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. A Vipiteno l'appuntamento con la magia del Natale è nel centro storico, scrigno di tesori artistici e culturali del Medioevo, nonché di una lunga tradizione mineraria. L'imponente Torre delle 12 che sovrasta la piazza principale fa da sfondo al mercatino che riscalda e illumina la città. Vi aspettiamo per assaporare la magia delle feste.